Nessun altro colore di un college o di un'università è stato causa di così tante dispute, così scriveva il 24 febbraio del 1880 il quotidiano The Spectator, e parlava proprio della disputa che in America ebbe al centro il colore magenta. Questa è la storia di come due college americani, l'Università di Harvard e lo Union College di New York, nella primavera del 1875 si contesero il magenta come proprio colore distintivo. Il colore magenta, come abbiamo scoperto già in passato, in altre occasioni, anche attraverso le iniziative dell'associazione Fuxina, ha una storia molto particolare che si intreccia con la chimica, si intreccia con la fisica, si intreccia anche con la storia stessa. Per esempio, la storia di Harvard. Il colore magenta è stato infatti per lungo tempo un colore al centro di una disputa tra l'Università di Harvard con lo Union College di New York. La disputa riguarda l'utilizzo del colore magenta come colore ufficiale di rappresentanza del college o dell'Università di Harvard. La disputa si risolve con l'adozione da parte dell'Università di Harvard del colore cremisi come colore ufficiale di rappresentanza. Per capire le ragioni della disputa bisogna tornare indietro di qualche anno, alla primavera del 1858, quando gli atleti di Harvard parteciparono e vinsero la regata di quell'anno. In quell'occasione indossavano delle bandane cremisi, una particolare sfumatura di rosso, e da quel momento il cremisi divenne il colore distintivo di Harvard. Ma quindi cosa c'entra il magenta? Qualche anno più tardi il cremisi si trovò ad affrontare una temporanea crisi di produzione. Per la regata del 1864 serviva un altro colore d'impatto e Caso volle che il magenta da poco sintetizzato fosse già di gran moda. Fu così che Harvard scelse il magenta come nuovo colore distintivo. La cosa però non piacque allo Union College e la contesa del magenta iniziò con una lettera del 1875 in cui quest'ultimo affermava che il colore magenta era sempre stato suo fin dal 1857. Una versione che però non regge, visto che il colore fu chiamato così in onore della battaglia del 1859. Così il 6 maggio 1875 Harvard organizzò una grande riunione di studenti ed ex studenti per discutere la questione e ricostruire la realtà dei fatti. Anche se emerse che l'affermazione dello Union College fosse pretestuosa, Harvard tuttavia decise di tornare al suo colore originale, il cremisi, ma l'ufficializzazione di questa scelta avvenne molto tempo più tardi, nel 1910, quando il neo presidente dell'università decise di codificare una volta per tutte il colore. La più prestigiosa università al mondo ha quindi considerato per lungo tempo e anche combattuto attraverso, per esempio, le pagine del suo giornale ufficiale, denominato proprio The Magenta, il patrocinio su questo colore, il fatto di voler rivendicare questo nuovo colore nella seconda metà dell'Ottocento come colore di rappresentanza, appunto, per via della sua unicità e della sua novità. Queste vicende, insieme a tante altre, sono dettagliate anche nel nuovo libro di Daniela Parmigiani, presidente dell'associazione Urbanamente di Magenta, che potete trovare presso le librerie, intitolato Cremisi 1859.